Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata all'emergenza Covid e a Chieti, l'indice RT più basso d'Abruzzo con il sindaco Diego Ferrara che ai nostri microfoni esprime tutta la sua soddisfazione. Ferrara che nel giorno del 1° maggio, sabato, aveva anche effettuato personalmente le vaccinazioni ad alcuni suoi pazienti, essendo lui un medico di base. Allora vediamo il servizio con l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Buone notizie per quanto riguarda il numero dei positivi nella nostra regione, soprattutto nella città di Chieti, che ha l'R con T più basso della nostra regione, sindaco. Sì, assolutamente sì. Quello che ho in mano e che sto leggendo è il report di questa ultima settimana, che dà Chieti un caso solo negli ultimi 7 giorni e l'indice di prevalenza più basso rispetto a tutta la provincia, 2 casi su 100.000 abitanti. Tenete conto che nelle cittadine, ahimè, un po' più colpite, arriviamo per esempio a Lanciano con 200 casi, 207 casi su 100.000 abitanti, 162 casi a Guardia Grele. Ecco, Chieti ha solo 2 casi ogni 100.000 abitanti. Ma non solo, nell'ambito di tutta la pandemia, da marzo 2020 ad oggi, su 2.870 persone risultate positive, la stragrande maggioranza, 2.749, sono tornate in comunità perfettamente guarite, con un indice di prevalenza dello 0,04, uno dei più bassi in assoluto in tutta la provincia. E questo diciamo soprattutto negli ultimi mesi grazie all'impulso notevole alla vaccinazione, che tra tanti problemi prevedibili e non tutti eludibili sta andando avanti con grande celerità, con la discesa in campo dei medici di medicina generale che inizialmente vaccineranno la stragrande maggioranza i propri pazienti non deambulabili e si terranno a disposizione dei centri vaccinali, si avrà un impulso notevole alla vaccinazione. Tenete conto che già ora siamo ad un buon punto. Gli over 80 o gli over 80 anni sono stati vaccinati circa all'80% del loro numero, siamo arrivati al 45,5% nel decennio 70-79, al 36% tra i 60 e i 70 anni e quindi stiamo andando avanti abbastanza celermente. Ci spostiamo nel Teramano dove scendono i ricoveri, ad oggi sono 113 e solo 3 sono i pazienti in rianimazione. Inoltre l'ASL di Teramo è riuscita a somministrare 2.800 vaccini in più di quelli previsti dal Ministero della Salute ed è la prima in Abruzzo per quanto riguarda la campagna vaccinale. Anche in tempo di pandemia però non si trascurano altri progetti di umanizzazione. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Migliora nettamente il tasso di ospedalizzazione per Covid-19 in provincia di Teramo. L'ASL ha reso noto gli ultimi dati registrati sul territorio. Ad oggi sono 113 ricoverati, di cui 17 nella RSA di Contrada Bellocchio, 28 ad Atri, 33 a Giulianova, 32 a Teramo, solo 3 in rianimazione. Nello scorso weekend sono stati effettuati 2.700 tamponi con un tasso di positività del 4,7%, mentre procede a pieno ritmo la vaccinazione di massa. L'ASL di Teramo è stata l'unica in Abruzzo a superare il tetto di dosi da somministrare previsto dal Ministero, con 2.800 vaccini in più.
E non mancano altre novità, come l'istituzione di una grande banca dati online dal nome UpToDate, che fornisce in tempo reale aggiornamenti scientifici a tutti gli operatori dell'azienda sanitaria teramana. È una banca dati completa fatta da oltre 7.000 medici esperti, è consultabile in maniera semplice, i quesiti si possono porre anche in italiano, è chiaro, poi la risposta viene in inglese, ma oramai l'inglese scientifico è patrimonio di molti sanitari. Poter avere aggiornamenti in tempo reale è quello che si dice cognizione distribuita. Le competenze non possono stare più, non stanno più nella testa del singolo professionista, ma la capacità di utilizzare strumenti che possono metterci in grado di prendere decisioni giuste, addirittura nel punto di cura. Siccome si può fare consultare su un'app, si può fare direttamente al letto del paziente. E nell'ottica di umanizzare sempre più la sanità c'è un altro progetto che l'ASL di Teramo ha appena realizzato ed è quello ideato dal 118. Ad ogni bambino soccorso sarà regalato l'orsetto Berry, un peluche da abbracciare nei momenti di paura. Nel 2020 il 118 di Teramo ha effettuato 28.000 soccorsi, il 5% è rappresentato da minori. Si è visto che quando il bambino è solo, la possibilità di fornire al bambino, in questo caso un peluche, qualcosa su cui trasferire parte dell'angoscia a cui è preso durante la fase di soccorso è fondamentale per permettere un miglior trattamento e cura del bambino, oltre a un accompagnamento da parte di operatori, infermieri, medici, dei mezzi di soccorso. Quanti bambini avete soccorso quest'anno? Sulla popolazione generale abbiamo visto che il numero dei bambini soccorsi risulta essere al di sotto dei 14 anni sul 5%, al di sotto degli 8 anni intorno al 2%, con numeri identici tra il 2019 e il 2020. La Regione Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara una nuova piattaforma informatica, APR, denominata, le cui procedure sono state illustrate e riguardano l'accreditamento dei soggetti certificatori e le modalità di trasmissione online degli APE, cioè gli attestati di prestazione energetica degli edifici che poi vanno a finire al catasto energetico regionale. Vediamo il servizio. Qual è l'importanza di questo progetto? Si parla di questa piattaforma energetica, si parla di ecologia, di un nuovo modo di guardare all'ecologia. È un passo importante perché segna il passaggio della Regione Abruzzo proiettata verso il futuro. Dal 6 maggio è possibile quindi trasmettere quegli attestati di prestazione energetica in modo online, il che significa che in tempo reale viene registrato in un sistema nazionale. Questo è un modo per dire no alla burocrazia, sì al risparmio energetico, sì alla transizione ecologica, ma la transizione ecologica, se non accompagnata anche da una transizione burocratica, voglio dire, non ha il suo effetto, l'effetto che tutti quanti vogliamo. Quindi questo è un modo per andare incontro anche a tanti cittadini che con questo metodo, con questo nuovo metodo, possono avere anche una maggiore garanzia e certezza rispetto all'edificio che stanno acquistando, per capire in effetti qual è la sua prestazione energetica. E se capiamo che il 40% dell'energia consumata in Europa è dovuta ai nostri edifici, capiamo bene quanto è importante il settore dell'edilizia rispetto anche ai progetti più ambiziosi sulla neutralità climatica. È una iniziativa non solo che rappresenta un obbligo di legge, ma un'iniziativa fondamentale, perché viviamo una nuova era, la stiamo ovviamente aprendo con quella che è tutta l'azione messa in campo dall'Europa con il Recovery Plan, e la Regione Abruzzo arriva puntuale a questo appuntamento. Arriva oggi con l'apertura di una piattaforma che renderà efficace, trasparente, quella che è la certificazione dei nostri edifici, delle nostre case, dei nostri laboratori, delle nostre fabbriche. È sicuramente un qualcosa che, ripeto, stimola un nuovo modello dell'insediamento, e noi abbiamo la necessità di compiere rapidamente questi passi. Ci dobbiamo, insomma, attestare tra le regioni con un primato di adeguatezza e di adeguamento delle nostre infrastrutture. Questo è un tema, Presidente, che si può in un certo senso anche collegare alla questione turistica della nostra regione.
Sì, una domanda assolutamente pertinente, perché noi abbiamo intanto oggi da constatare una grande sofferenza, un grande nocumento che purtroppo è caduto su questa categoria, che è il settore turistico, che è il settore alberghiero, che non ha purtroppo nessun tipo di attenzione e considerazione dal sistema di tutta quella che è l'incentivazione messa in campo. Parliamo dell'eco bonus, del sisma bonus, ma parliamo soprattutto di strutture che hanno una certa età, una certa data, e parliamo di strutture consistenti rispetto al quale anche l'azione, la buona volontà e la disponibilità del titolare spesso è inadeguata rispetto alla mole dell'intervento. E parliamo di un settore produttivo che nella regione Abruzzo è fondamentale per il rilancio e per quella che è la vocazione turistica della nostra regione, sia essa delle zone interne sia essa della zona costiera. Insomma, abbiamo la necessità, la speranza, ma davvero stiamo sollecitando il governo affinché si ricomprenda nella tutta l'azione di incentivazione anche il settore turistico e soprattutto il settore alberghiero. E a proposito di incentivi e dunque del super bonus per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche, la CNA Costruzioni Abruzzo chiede la proroga del 110% che in questo periodo ha consentito di far ripartire tutto il settore edile. Vediamo il servizio. Il super bonus va prorogato almeno a giugno 2023 perché mentre le imprese si organizzano per far fronte alla gestione di una domanda ampissima, i dati dicono che in Abruzzo molte piccole imprese edili chiudono bottega. E l'allarme lanciato da CNA Costruzioni Abruzzo, che chiede a governo, Parlamento e forze politiche chiarezza sulla durata degli incentivi collegati a una straordinaria misura di rilancio del settore, occasione più unica che rara per riqualificare sul piano energetico e mettere in sicurezza dal punto di vista sismico una fetta molto grande del patrimonio edilizio italiano. Tra gennaio e marzo di quest'anno il comparto dell'edilizia ha perso in Abruzzo 96 imprese artigiane, 29 delle quali all'Aquila, 25 a Chieti, 23 a Teramo e 19 a Pescara. Proprio ieri uno schieramento vastissimo con ben 18 sigle d'impresa, ordini professionali, sindacati dei lavoratori e associazioni ambientaliste, dice il neo coordinatore regionale di CNA Costruzioni Abruzzo, Silvio Calice, ha manifestato delusione per il mancato inserimento della proroga nel piano nazionale di ripresa e resilienza, rivolgendo un appello alle forze politiche affinché la proroga della misura almeno a tutto il 2023 non sia rinviata alla prossima legge di bilancio. In Abruzzo, prosegue CNA, abbiamo dato vita a 4 consorzi, stipulato convenzioni con il sistema bancario, stretto accordi con grandi soggetti nazionali nel campo dell'energia, ma senza tempi certi si rischia di lasciare a metà il lavoro, deludendo le attese dei cittadini. Nelle scorse settimane avevamo prospettato al presidente di ANCI Abruzzo la necessità di istituire nei comuni sportelli dedicati alla misura con l'adozione di strumenti urbanistici semplificati in grado di evitare che occorrano settimane per mettere a punto le procedure presentate da imprese e condomini. Ricorda il presidente CNA Costruzioni Abruzzo Aurelio Malvone. Ora un'opportunità, almeno nei grandi comuni, potrebbe essere l'impiego dei super specialisti ingaggiati dalla pubblica amministrazione per la gestione del PNRR. Proprio sul fronte del super bonus in Abruzzo saranno oltre 200. Adesso torniamo a Chieti, ma cambiamo argomento perché è polemica nel capoluogo per la chiusura dei musei nazionali, nonostante le riaperture in tutto Abruzzo. Nel frattempo l'amministrazione comunale sta lavorando per mettere a sistema l'intero patrimonio storico, artistico, culturale teatino e soprattutto per incrementare il turismo. Vediamo il servizio di Alcheta Lase. Musei nazionali d'Abruzzo aperti tranne quelli della Civitella e di Villa Frigeri. Chieti subisce l'ennesima penalizzazione sul versante cultura perché nel weekend di festa c'è stata solo la riapertura del Museo Civico Barbella. La direzione regionale Musei d'Abruzzo ha sempre precisato che si tratta di chiusure assolutamente temporanee. Ma dopo 3 mesi questa giustificazione potrebbe nascondere problemi di gestione più importanti e le associazioni culturali del capoluogo teatino iniziano a esprimere preoccupazione. Il tutto mentre gli archeologi continuano a far riemergere capolavori del passato, come sta accadendo in piazza San Giustino.
Qui sono tornati alla luce antichi reperti d'età romana nel corso dei lavori di restyling della piazza. Si tratta probabilmente di una domus, un ulteriore mosaico davvero molto bello, e metteremo in campo tutte le forze per valorizzare quanto appena rinvenuto. Noi dobbiamo mettere a sistema tutto il nostro patrimonio che in questa fase si aggiunge all'esistente. Continueremo su questo solco perché dovremo arrivare a un incremento del turismo e la valorizzazione culturale del nostro patrimonio. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dal calcio e dalla Serie B. Dopo la sconfitta di Cosenza, che sta di condanna alla retrocessione, il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia in conferenza ha chiesto scusa alla città e ai tifosi, oltre che alla società, per un traguardo, quello della salvezza, che ormai sembra sfuggito di mano. Domani contro la Reggiana il ritorno in Serie C potrebbe avere anche il conforto della matematica. Allora vediamo il servizio. Giusto chiedere scusa alla città, alla tifoseria, alla proprietà, perché certamente abbiamo subito un 1-2 tremendo e non siamo riusciti poi a ritornare in partita. Almeno al secondo tempo non abbiamo perso la faccia e siamo arrivati fino alla fine, insomma, però certamente dovevamo fare un'altra partita e non è stato fatto. Guardate, io sono deluso prima di tutto da me stesso, perché è normale che quando non si riesce a mettere in campo il carattere giusto vuol dire che l'allenatore non riesce a trasferire questa cattiveria agonistica che dovrebbe esserci. Siamo stati troppo fragili, siamo stati troppo molli, insomma, e dispiace aver buttato via, soprattutto nelle ultime due gare, quello che questa squadra con grande fatica aveva conquistato. Quindi i processi è giusto che ci siano, è giusto che li facciate, ma il primo responsabile sono io, e quindi è giusto che io oggi venga qui, anche magari contro il parere della società, ma ci metta la faccia, perché sono il primo responsabile e mi assumo tutte le responsabilità. Poi, ripeto, sarete voi ad analizzare, sarà la proprietà ad analizzare, però in questo momento di veramente grande tristezza, immensa, grandissima, è normale prendere coscienza che non siamo riusciti nell'obiettivo che secondo me era ampiamente alla nostra portata. E l'unica cosa che in questo momento mi viene in mente è finire con dignità il campionato, e salvando almeno la faccia. Passiamo alla Serie C, successo per 2-0 ieri sera per il Teramo nell'ultimo turno della stagione regolare. I tre punti non bastano però per avere il primo turno playoff al Bonolis, che il Diavolo invece giocherà domenica prossima al Barbera di Palermo contro il Rosanero, con un unico risultato a disposizione, cioè la vittoria. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo giocherà il primo turno playoff al Barbera di Palermo. Il Diavolo batte 2-0 la Viterbese, ma fa lo stesso il Palermo con la Virtus Francavilla, mentre il Foggia pareggia contro il Catania. Per effetto di questi risultati i biancorossi guadagnano sì una posizione, chiudono ottavi la stagione regolare, ma non basta per giocare al Bonolis il prossimo 9 maggio. Di conseguenza il Diavolo potrà solo vincere per passare il turno. L'ultima gara della stagione regolare offre sostanzialmente poca storia sul terreno di gioco. Il Teramo la mette subito bene con il vantaggio firmato da Ilari al settimo minuto del primo tempo, quando il centrocampista raccoglie il pallone ed arriva fino al limite dell'area stampando il suo mancino sotto l'incrocio, dove bisogna non può arrivare. A dopo, un minuto più tardi, prova ad imitare Ilari, non trovando però lo stesso esito. È una Viterbese che si presenta al Bonolis senza più nulla da chiedere al campionato, e si vede. Al tredicesimo De Santis è fondamentale in chiusura su bombaggi in area, dopo un pallone perso in fase di costruzione da Camilleri. Ilari però è scatenato nella prima frazione, con bisogno a farsi trovare pronto. Al ventunesimo però arriva il raddoppio. Bombaggi sbarca infatti di tacco Tentardini, che viene steso in piena area da Simonelli per il direttore di gara e calcio di rigore, che lo stesso Bombaggi trasforma dal dischetto, segnando il suo nono centro stagionale, miglior score in carriera in un campionato. Maurizio non è contento e prima della mezz'ora fa uscire Salandri e Simonelli per far entrare Benzaglio e Rossi. Al quarantesimo i laziali tornano a farsi vedere con una conclusione di Tunkarà, che chiama Lewandowski alla deviazione in calcio d'angolo. Un colpo di testa di Bombaggi invece chiude la prima frazione di gioco. Paci è costretto ad operare il primo cambio ad inizio ripresa.
ripresa con Lewandowski che lascia il campo dopo essere stato toccato duro nel corso del primo tempo in uscita da Tunkara. È un secondo tempo che offre ben poco dal punto di vista delle occasioni. Il Teramo gestisce, la Viterbese fa sostanzialmente niente per tentare di riaprire la contesa. Al sedicesimo è proprio Valentini però a rischiare grosso su un disturbo di Tunkara, con pericolo scampato dalla difesa del Teramo. Due minuti dopo Birligea, servito da Costa Ferreira, si presenta tu per tu con Bisogno, che però gli chiude lo specchio. L'unica conclusione verso la porta dei laziali nella ripresa è invece quella che Murillo indirizza centralmente verso Valentini al 19°. Birligea ha un'altra occasione per segnare, ma anche in questo caso l'estremo ospite gli nega la rete. Si chiude così con il Teramo che si proietta adesso a Palermo, dove avrà l'obbligo di vincere per cercare di accedere al secondo turno. Consuntivo della stagione regolare, aspettando di vedere come andranno i playoff, facciamo come a scuola con il foglio protocollo. Se ci mette al compito in classe del Teramo, un voto e il giudizio. Per tutta la squadra io darei un bel 8, visto che abbiamo raggiunto l'ottava posizione. Non perché siano simili, però insomma la squadra alla fine è andata bene. Considerando come siamo partiti, considerando come abbiamo affrontato questo campionato, con tutte le chimere negative che abbiamo avuto addosso, credo che siamo stati assolutamente meritato questa posizione. Certo, avremmo potuto avere una decina di punti in più se andiamo a raccogliere quei punti lasciati con squadre che oggi stanno lottando per la retrocessione, 10-12 punti in più. E purtroppo però con il senno di poi non si vincono le guerre, noi questo ci è toccato, questo siamo andati avanti, credo che la squadra ha potuto fare un buon gioco, la buona organizzazione ha dato i suoi frutti. A discapito di tutti quelli che ci hanno solo criticato durante tutta la stagione corrente, quindi faccio un bel applauso ai ragazzi, al mister, ai direttori. Credo che il Teramo ha raggiunto quest'anno una posizione di classifica che, per le condizioni con cui ha giocato, con il parterre di squadre che si è trovato ad affrontare, credo che sia una delle migliori squadre che forse possiamo ricordare negli ultimi anni. Al netto di come andranno i playoff, e noi adesso a una settimana di distanza chiaramente non lo possiamo sapere, però possiamo chiederle se l'anno prossimo Massimo Paci siederà ancora sulla panchina dello stadio Bonolis. Ma questa è la quinta volta che me lo richiedono nel giro di un paio di settimane. Ho già detto che noi con Massimo Paci abbiamo riavviato il tavolo, perché non scordatelo, io gliel'avevo chiesto al Massimo in tempi non sospetti a novembre di rimanere con noi. Poi vedremo tutto quello che succede, perché voi sapete meglio di me che il campionato finisce a giugno e da qui a giugno possono accadere tante cose. Possono accadere che Massimo avrà un espluma e venga richiesto da tante altre squadre, così come che ne so, il Teramo possa avere un'altra proprietà e possa portare un'altra cosa. Cioè, sono tante le variabili in gioco, quindi oggi come oggi, se dovessi rinnovare a Massimo Paci il contratto, lo firmerei subito. Però andare a fare le previsioni da qui a fine campionato, insomma, ce ne vuole. Il campionato si chiude il 30 di giugno, perché mi sembra che quest'anno forse slitteranno un po' la data per le iscrizioni, quindi c'è tanto tempo per poter vedere quello che succede. Lasciamo i professionisti, andiamo nei dilettanti in Serie D, nei recuperi di ieri del girone F. Sconfitta di misura per il Pineto a Campobasso contro la prima della classe rossoblu, in gol con Vitali e Ladu. Minozzi alla fine del primo tempo accorcia le distanze, ma non basta per uscire indenni dal nuovo Romagnoli. Vediamo.
Una vittoria di grande valore quella del Campobasso ai danni del Pineto, tutti gol nel primo tempo. A seguire una ripresa in cui l'iniziativa è passata nelle mani degli abruzzesi, che tuttavia si rendono seriamente pericolosi realmente solo in una circostanza, da valutare gli infortuni nei rossoblù di Esposito e Dalmazzi. Dirige il signor Canci di Carrara. Dopo due minuti il tiro di Vitali è bloccato da Mercorelli. Il Pineto dimostra buona organizzazione, ma capitola già al nono quando è Ladu a lanciare la corsa di Cogliati. Nessuno dei celesti è in grado di fermare l'attaccante rossoblù, il quale è steso in area da Mercorelli. Si prosegue con la palla che giunge a Vitali, un gioco da ragazzi, il suo quarto gol stagionale. Rossoblù avanti subito, il bis potrebbe essere servito già al 14esimo quando i celesti perdono palla. Recupera il Campobasso che va al tiro con Ladu, para Mercorelli senza trattenere. Risposta ospite al quarto d'ora con un angolo battuto da Romano, sfiorato da Della Quercia. Al centro c'è un contatto fra Tengorang ed Esposito. I giocatori ospiti vogliono a gran voce il calcio di rigore, ma non vengono accontentati dal direttore di gara. Il Pineto non si sfalda rispetto allo svantaggio. Al 18esimo il tiro di Della Quercia costringe Raccichini al tuffo. Il Pineto mantiene il possesso palla, il Campobasso colpisce ed è letale. Succede al 27esimo quando Esposito a sinistra indovina un passaggio a dir poco illuminante per la corrente Ladu, che ha tempo e spazio per amministrare la sfera e recapitarla alle spalle di Mercorelli. Campobasso 2, Pineto 0. Qualche minuto dopo il gol, Esposito in possesso palla sente un dolore al ginocchio e si ferma. Nel giro di 3 minuti Cudini provvede al cambio, fuori Vittorio Esposito, dentro Di Domenico Antonio. Per lui si sospetta un infortunio al ginocchio, mentre al 32esimo il destro di Mastrippolito del Pineto termina abbondantemente al lato. Il Campobasso sa quando poter colpire. Al 39esimo la girata di Cogliati, appena in area, è di una precisione estrema, ma finisce per accarezzare la parte alta della traversa, sfiorato il tris. Il Pineto mai fuori dalla gara. Al 41esimo riapre la contesa con un calcio di punizione distante di Minozzi, non perfetto. Raccichini, abruzzesi in rete. Termina così la prima frazione, 2-1 per la squadra di Cudini. Pomante del Pineto decide il primo cambio. Dal primo del secondo tempo dentro Ciarcelluti al posto dell'argentino Cernaz, abbastanza evanescente. Il Pineto tiene costantemente il possesso del pallone, ma succede poco in fatto di cronaca. A provarci al 19esimo e Pepe dalla distanza con tuffo di Raccichini. Il Campobasso fa fatica ad uscire, a farsi pericoloso, mentre al 24esimo infortunio per Francesco, Esposito del Pineto. Da come si agitano i presenti sembra si tratti di qualcosa di grave, deve entrare al suo posto dal 26esimo Bumba. Il giocatore rimedierà un infortunio abbastanza serio al braccio. Nel Campobasso fuori l'infortunato Dalmazzi, dal 35esimo dentro Sbardella. I rossoblù si abbassano pericolosamente. Al 36esimo un rimpallo premia Romano che va al tiro, ma Raccichini respinge molto bene. Al 38esimo lo stesso Mbuma ha un'iniziativa a sinistra, cade Fabrianis, Sbardella è costretto a sventare. 30 secondi dopo è lo stesso Sbardella ad intercettare un cross, Raccichini è costretto a bloccare per evitare guai peggiori. Il tiro del 41esimo di Di Domenico Antonio finisce fuori senza problemi per Mercorelli. Il signor Canci assegna 5 minuti di recupero nei quali i rossoblù sono bravi a riappropriarsi del pallino del gioco. Prova ne è una sforbiciata spettacolare di Vitali al 47esimo, su cui Mercorelli si supera. Finisce con la fondamentale vittoria del Campobasso in ottica primato ai danni di un valido avversario come il Pineto. Può partire la festa dei rossoblù, che si proiettano al primo posto a più 5 sulla seconda, in attesa del recupero del notaresco proprio contro il Pineto. Ancora la D, una rete di Diarra al 38esimo del primo tempo regala alla Vastese una vittoria determinante in chiave salvezza sul campo dell'Olimpia Agnonese. Con questo successo gli aragonesi salgono a quota 32 punti in classifica. Vediamo. Impegno ravvicinato con il favore del campo per l'Olimpia Agnonese, che a seguito del pari di mercoledì ottenuto col Pineto vuole superare la Vastese, che occupa la quintultima posizione in graduatoria prima dell'1-1 con l'Aprilia. Lo 0-0 in casa del Campobasso ha aumentato non poco l'autostima dei ragazzi del Molisano D'Adderio. Giudice della sfida il signor Marangone della sezione di Udine. Tuttavia gli ospiti bussano alla porta avversaria dopo solo 20 secondi. Martinez, leggermente defilato, appoggia Martiniello che la gira a lato. Al quarto d'ora calcio da fermo per gli agnonesi. Da Costa
sosta con una soluzione a giro, testa i riflessi di Dirienzo. Minuto successivo manovra abruzzese da Martinez per l'inzuccata sotto misura di Martiniello. Caputo salva un gol praticamente fatto, preme la Vastese, identici protagonisti dell'azione, dalla sinistra pallone in mezzo, l'attaccante centrale Martiniello continua a prendere le misure senza però far troppo male a Caputo. Alla mezz'ora piazzato in favore degli ospiti provvede Obodo per la battuta, figurine Panini ad incrociare per Martiniello che manca il gol della domenica. 32esimo, Obodo di nuovo da fermo intercetta la barriera granata in maniera regolare secondo il parere di Marangone che ignora le proteste. Al minuto numero 33 si prende la scena anche Di Prisco che quasi da limite prova a sorprendere in modo innocuo però il portiere locale. Premiati gli sforzi dei biancorossi al 38esimo, corner dalla corsia di destra, stacco di Obodo, deviazione decisiva e allo stesso tempo favorevole per Diarra che corregge in rete il punto dello 0-1 che è anche il parziale della prima parte di gara con l'Olimpia sotto nel punteggio. Secondo tempo con Antonio Di Perna in regia, 60 secondi ad Amaia, si batte in aria tra le maglie biancorosse ma poco cattivo, viene chiuso sul più bello dall'uscita di Dirienzo. 17, Mamona in solitaria dopo l'ingresso in area di rigore, rasoterra al veleno, Martiniello con l'acquolino in bocca si divora la rete del raddoppio. 24, Obodo insiste con le punizioni, traiettoria non irresistibile a fin di palo dopo il tuffo di Caputo per il quale prosegue il pomeriggio impegnativo, questa volta a sporcare i suoi guantoni all'avanzato di Filippo non tallonato a dovere dalla retroguardia locale, vuole chiuderla la formazione aragonese. Di Prisco si mette in proprio, cambio repentino di passo prima del radente, non lontano dal palo, sarebbe stato il colpo del KO per l'Agnonese che al 35esimo sfiora il pareggio. Grazioso, da poco entrato nei granata, conserva un buon possesso sinistro a giro morbido, Cuoio che sbatte sulla traversa, sfortunati i molisani nella circostanza. Dopo 3 minuti di extra time al Civitelle passa la Vastese che a piccoli passi sta risalendo la china dopo il forzato lungo stop. L'Agnonese di nuovo sconfitta per la 17esima volta in campionato, cercherà la prima vittoria mercoledì nel recupero di Porto Sant'Elpidio. Termina qui il TG6 delle ore 14, prossimo aggiornamento alle ore 19. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay. Grazie ancora e buona giornata.